siano lodati Gesù e Maria. Come sempre sono molto ricche le letture di oggi. La prima in particolare ci ricorda una cosa molto importante. Stiamo nel mezzo del libro di Giobbe, comincia il dialogo tra Giobbe e i suoi amici, insomma, che stanno cercando di convincere Giobbe che deve aver fatto qualcosa di male per aver subito tutto quello che ha subito. E Giobbe dice una grande cosa che dobbiamo ricordare a tutti quanti. In verità io so che è così. Come può un uomo avere ragione dinanzi a Dio? E se uno volesse disputare con lui non gli risponderebbe una volta su mille. Cioè, ecco, nei confronti dei disegni di nostro Signore noi dobbiamo essere sempre molto umili. Non cominciare a chiedere a Dio perché, per come, o a sfidarlo, a interrogarlo, perché Dio non risponde mai. E Giobbe dice, sapete chi è il nostro Signore? È uno che trasporta le montagne, è uno che scuote la terra dal suo posto, comanda il sole, da solo stende i cieli, cammina sulle stelle, fa cose tanto grandi da non potersi indagare, meraviglie da non potersi contare, sono bellissime queste parole. Mi passa vicino e non lo vedo. Tra poco riceveremo la comunione, ma non lo vediamo. Se ne va e di più non mi accorgo. E che gli può dire al nostro Signore? Che fai? C'è proprio scritto così, eh? Chi è che può dire al nostro Signore che fai? Ancora, guardate, se avessi ragione, io non interloquirei con lui. E perché? Perché il nostro Signore fa cose tanto grandi da non potersi indagare, meraviglie da non potersi contare. Quindi noi purtroppo non siamo consapevoli quasi di niente di quello che Dio è, di quello che Dio fa. E quindi dobbiamo sempre rimanere molto molto piccoli davanti a Lui, di camminare con questo proprio atteggiamento, ricordate il Vangelo, i bambini, abbandonati nelle braccia di un papà che è molto più grande di noi e che sa sempre quello che fa, noi no. Guardate che interiorizzare dal profondo queste cose aiuta a vivere molto meglio, specialmente quando arrivano tribolazioni, prove, brutte notizie, no? Che noi potremmo pensare, ah ma Dio mi ha abbandonato, ah ma Dio che fa, ah perché non mi tira fuori, ah perché non fa, tutte queste cose. Sta tranquillo. L'unica cosa che noi dobbiamo fare sempre attenzione è vivere in grazia di Dio e in comunione con Lui, fare in modo di avere sempre il suo sguardo benigno su di noi e la sua benedizione, tutto il resto ci pensa Lui. Ecco, chiediamo veramente di poter arrivare a tanto, no? Una parolina sul Vangelo, ci abbiamo tre tipologie di persone. Uno, come dire, va a dire, si propone di dire a Gesù, ti seguirò comunque tu vada. Quindi è uno che di quelli un pochino entusiastico, vede Gesù, si entusiasma, no? Dice, ah, vengo con te dunque, Gesù questo lo frena, dice, sta attento. Cosa ti aspetti se vieni da me? Guarda che le volpi hanno le tane, gli uccelli ce ne nidi, io non c'ho dove posare il cane. Quindi quelli che sono un po' troppo entusiasti, il nostro Signore generalmente li frena un po', perché andare dietro a Gesù è una cosa bella, ma tu devi anche sempre chiederti che cosa mi aspetto. Sapete quante volte, no? Cioè, i sacerdoti, diciamo, o qualche anno un po' di esperienza, dice, ah padre, mi sono riavvicinato alla fede, io mi aspettavo che le cose andassero meglio, e invece le cose vanno peggio. E io dico, ma chi gliel'ha detto che se ti avvicini alla fede le cose vanno meglio? Il nostro Signore ha detto che chi mi ha detto di lui deve negare se stesso, prendere la croce e seguirlo, e che avrà anche qualche persecuzione da parte del mondo. Quindi, sì, dove sta scritto quelle cose, capite? Quindi dobbiamo anche chiederci cosa ci aspettiamo da Gesù, no? Ecco. E invece altri due li chiama, e questi sono un pochino titubanti. Chi vuole andare a seppellire il padre, chi vuole andare a congedarsi da quelli di casa, Gesù gli dice, allora, se io ti chiamo, la persona che è stata chiamata lo sa, no? Devi tagliare tutti i tipi di legami, morale e materiale, non devi essere trattenuto, perché le esigenze del regno di Dio sono esigenze radicali. Chi si offre al Signore deve mettere la sua vita a disposizione. Sapete, un sacco di gente che ogni tanto, adesso mi sembra che se ne parli un po' di tempo fa, si diceva che bisogna risolvere il problema che non c'erano i preti facendoli sposare, a parte tante altre considerazioni, no? Ma voi immaginate la situazione, un prete sposato, no? C'ha un bambino piccolo con 40 di febbre,
lo chiama uno, dice ne serve l'olio santo e i sacramenti del... e quello sta a casa da solo, ragazzi, ma come fa andare? Cioè, a parte tutte quante le considerazioni teologiche sono più importanti, Gesù non si è sposato eccetera eccetera, no? Ma una persona che si dà al Signore, ci sono alcune cose che non c'hanno pari, questo io spero che voi lo sappiate. L'olio santo e la confessione non c'ha orari. Poi se qualcuno pensa di disturbare il sacerdote, io vi do l'autorizzazione di disturbarlo per questi motivi. Beh, perché nel certificato del battesimo è certo che ci sta l'orario, un pezzo di carta, insomma, no? Non viene battesimo, certificato a 2 di notte, ecco, me lo dici il giovedì alle 5 del pomeriggio, insomma. Ma ci sono alcune cose per quanto riguarda la missione che non hanno orari. Se cade in una situazione di disperazione, di cose, capite? Quindi chi segue Gesù non deve avere nessun tipo di legame che lo trattenga, questo è il senso di quelle cose anche un po' forti che ha detto Gesù, no? Mentre per tutti noi, anche per quelli che hanno celatamente dei legami santi, benedetti, familiari, sponsori dei figli, quello che possiamo ricordare da questo Vangelo è che Gesù deve essere sempre al primo posto dei nostri affetti. Ci sono anche gli altri, ma lui deve essere sempre il primo e più grande. Beh, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti innanzitutto ad essere discepoli di Gesù, che è la cosa più bella di questo mondo, anche se un po' impegnativa, e soprattutto a teorizzare questo bel rapporto con Dio fatto di poche domande e di molto affidamento nella coscienza di fede, che Lui sa quello che fa e tutto quello che dispone o permette è sempre per il nostro bene. Siamo lodati Gesù e Maria.